Io ci voglio mettere la faccia e voglio spiegare il motivo della manifestazione del 23 marzo. Il sindaco di Prato, i sindaci degli altri comuni e l'onorevole Giacomelli mi dicano quando e dove sono disponibili per un confronto pubblico sul tema. Tutti abbiamo diritto a esprimere opinioni e pensieri. Io sono pronto a farlo pubblicamente. Lo scambio di vedute non ha mai fatto male a nessuno, anzi è un arricchimento. Così Massimo Nigro, candidato sindaco per Forza Nuova, risponde all'ondata di critiche e polemiche sulla manifestazione del 23 per affermare la necessità di politiche contro l'immigrazione. Una data che, ha spiegato anche nei giorni scorsi lo stesso Nigro, solo casualmente coincide con i 100 anni del fascismo, una coincidenza dovuta al fatto che solo in quella data può essere presente il segretario nazionale Roberto Fiore. Il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto al questore di revocare l'autorizzazione. A sostegno di Biffoni, i sindaci della provincia. Il tema è stato portato all'attenzione del Comitato per la Sicurezza e l'ordine pubblico e il prefetto ha detto che ogni decisione è rinviata lunedì prossimo, quando ci sarà la nuova riunione. La manifestazione di Forza Nuova a Prato è finita in Parlamento. L'onorevole Giacomelli, che già nei giorni scorsi aveva fermamente condannato l'iniziativa, è intervenuto alla Camera per ribadire una volta di più il contrasto con la legge che vieta qualsiasi evento che richiami il fascismo. Intanto la petizione online contro il corteo di Forza Nuova ha già raccolto migliaia di adesioni, mentre partiti e movimenti di sinistra stanno organizzandosi per una contromanifestazione, ovviamente il 23 marzo. I dettagli saranno definiti in una riunione in programma domani. Il candidato sindaco di Forza Nuova non si ferma, non arretra, anzi insiste su un incontro pubblico nel quale ognuno abbia l'opportunità di dire quello che pensa. Io con queste persone ci voglio parlare pubblicamente, il commento di Nigro. Sono disponibile a farlo anche nella sede dell'ANPI. Mi dicano loro luogo, data e ora e io ci sarò. Non ho problemi a spiegare il senso della nostra iniziativa, non sarò bravo quanto loro a parlare, ma non mi sottraggo e anzi sono io a chiedere un confronto pubblico.